Siamo con Mauro Pelaschier, qui come commentatore per la RAI e opinionista comunque storico di Fare Vela. Mauro, due parole innanzitutto su questo evento in generale. C'è qualche problemuccio qua e là? Cosa ne pensi? Sì, probabilmente c'è troppa polpa, nel senso che bisogna disputare tantissime regate prima di arrivare alla semifinale e l'Eurobasket ovviamente bisogna assolutamente farlo e quindi con due barche a disposizione o quattro, come è accaduto all'inizio, probabilmente non si riesce a svolgere l'attività. Considerando il fatto che nella vela purtroppo spesso abbiamo o troppo vento o non ne abbiamo, quindi non è che 3 settimane a disposizione vuol dire lavorare tutti i giorni al massimo regime e queste sono le incertezze appunto del nostro sport, quindi bisognerebbe diluire forse il programma in qualche modo per arrivare alla fase finale più preparati e quindi dare importanza alla fase finale piuttosto che a quella iniziale. E per il resto tutto bene, nel senso che ci sono dei team eccezionali, infatti c'è un'incertezza incredibile per ogni match, basta un minimo errore e chiunque può vincere e questo vuol dire che parliamo di sport. E di conseguenza quantomeno per noi è molto 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 bello. L'ambiente dove ci troviamo è fantastico, veramente da riproporre per altri eventi. Io spero proprio che questo porto diventi qualcosa di importante per la vela internazionale, ma anche per l'italiana. Io vedrei molto bene una delle aree a disposizione qui come si chiama qua, Porto Arsenale, l'arsenale, sì. il Porto Arsenale, che si è destinata al centro sportivo della Federazione Italiana Vela per le derive, per crescere i campioni, perché quest'area si presta moltissimo per ospitare la federazione e i suoi atleti e soprattutto le acque qui antistanti permettono un allenamento costante tutto l'anno, cosa che è rara ovunque. Sì, anche perché diciamolo, abbiamo perso qualche giorno di regata, fondamentalmente perché sono gli ACC versione 5, ma tranne forse un giorno di 40 nodi di vento, tutti gli altri giorni qualunque altra barca a vela avrebbe regatato con soddisfazione, no? Sì, no, poi bisogna ammettere che qui proprio davanti all'Arsenale, sotto vento l'isola di Santo Stefano, di Maddalena, c'è un lago naturale meraviglioso dove puoi regattare, a parte c'era vento sempre, anche quando poi in mezzo sul campo di regatta non arrivava ancora la pressione, ma qui c'era sempre una corrente d'aria che consentiva quantomeno di posizionare un percorso di derive. E quindi in questo senso assolutamente si può uscire tutti i giorni, si può lavorare tutti i giorni. Con 35-40 nodi abbiamo visto qui davanti, comunque c'era poca onda e protetti sempre da Santo Stefano, si riesce a navigare lo stesso, quindi direi che è veramente un posto ideale. Senti, questo per quanto riguarda appunto la Maddalena e il posto. Per quanto riguarda invece questi Louis Vuitton Trophy, come li vedi in futuro? Qualcuno comincia ad avere qualche dubbio, si parla molto di Coppa America, tu come la vedi? Cosa ne pensi? Hanno un futuro secondo te questi Louis Vuitton Trophy? Io spero tanto che abbiano un futuro perché questa è la vela professionale che io sognavo da sempre, e un circuito appunto come questo porta i ragazzi a essere impegnati tutto l'anno e i team ovviamente con i media a disposizione sempre pronti a ricevere eventualmente qualcuno disposto a investire nel nostro sport. Se non abbiamo questi esempi qua, credo che la vela sia destinata a morire completamente, se non nella forma olimpica, dove sempre c'è qualche ragazzo che vuole sfidare se stesso e gli altri, e dall'altra parte la Coppa America, dove solo grazie a un magnate, a un tycoon, a un armatore con disponibilità totali, può affrontare questo argomento, ma
qui parliamo di altre cose, non parliamo più di sport. Sì, certo. Senti, a proposito di sport, torniamo alle prestazioni dei tre team italiani. Dispiace un attimino, quindi fai una rapida sintesi tutti e tre. Cominciamo da Mascalzone Latino, che è l'unico che ieri aver veramente regatato. Mascalzone ha buttato via l'occasione con quella penalità di un punto inflitta dal comitato per il contatto che ha avuto contro All for One. Però ha regatato bene, diciamo, ha fatto cose egregie, qualche errorino in partenza, soprattutto non è stato preciso come al solito. Gavin Brady ha fatto delle ottime partenze alternate con delle partenze meno brillanti che hanno determinato poi il risultato, soprattutto considerando il percorso così breve dove il recupero è impossibile. Quanto riguarda Luna Rossa, ha battuto i primi della classe, è stata battuta da tutti gli altri. Questo dimostra il fatto che se non sei un team, ma sei un gruppo di campioni che ancora mancano di allenamento, di aggregazione e di ore su questo tipo di barca e sul percorso adatto al match race, è ovvio che poi ne esci sconfitto. E la tua azzurra? La mia azzurra non ha brillato, sinceramente in questo evento non ha brillato perché non ha fatto cose egregie, se non due vittorie contro Synergy e l'altra contro gli inglesi sicuramente, di Team Origin, molto 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 brillanti e volute. Mi è sembrato di vedere il team voglioso di battere e di vincere alcune volte un po' remissivo e non convinto delle proprie possibilità, quindi probabilmente un approccio psicologico non sempre adeguato ai match che hanno determinato quei risultati. Ho capito, senti, quindi in generale comunque è sembrato di vedere che tra i primi e gli ultimi, forse escluso Team Aleph, non c'è così tanta differenza, quindi dal 5 vinte e 4 perse al 4 vinte e 5 perse non c'è pa' così, c'è molto livellamento o ci sbagliamo? Cosa ne pensi? Se pensiamo che poi il primo ha vinto con 6 punti e 3 sconfitte, appunto. Sì, appunto, cioè ci sta, voglio dire che i team sono tutti livellati, no? Lo dicono anche i numeri. È vero che Luna Rossa ha perso al contrario, ma è altrettanto vero che ha battuto Emirates Team New Zealand e BMW Oracle Racing. BMW, per esempio, è partita malissimo, poi nell'ultimo giorno di regate ha fatto cose eccellenti, da James Pittill e da BMW Mercedes, certo. Scusa, da BMW Oracle Racing. Mercedes Academy è un'altra cosa. Sì. Senti, per concludere una domanda su Fare Vela. Il 24 maggio abbiamo fatto la presentazione ufficiale a Roma del nuovo Fare Vela. Tu sei stato nostro ospite, però ovviamente eri impegnato qui con la RAI come commentatore. Ecco, due parole sul tuo legame storico con Fare Vela. È un legame che continua da tantissimo, si è interrotto per breve tempo e l'abbiamo ripreso quest'anno. La cosa bella è che su Fare Vela si legge di vela in termini appropriati, perché sono i velisti a scrivere su questa rivista, e dunque per noi è più facile, voglio dire, scorrere gli articoli e leggere quello che accade poi veramente su un campo di regata. E al di là di quello, voglio dire, a me piace scrivere le cose che vedo attorno, cioè mi interessa di vela magari la parte tecnica, mi interessa invece parlare di vela in senso generale, a 360 gradi, dove ci sono alcune cose che vanno bene, molte che vanno male, e allora magari grazie a questo spazio riesco anche a esprimere il mio pensiero e le mie esperienze che vivo attorno al mondo bellico. Non solo, sappiamo che sei anche, al di là del velista, anche un gran marinaio, e scrivi anche ogni tanto del piacere di andare in barca a vela, in crociera, in tranquillità. Questo fa parte del senso di un velista, credo. Senza la passione per il mare, per navigare, non si può essere velista. Grazie mille, Mauro.